Coach Napolitano parte con il piede giusto, la pull promozione del Volley Soverato, vittoria interna 3-1 nella prima giornata con Sassuolo, una prova di carattere oltre che una bella partita qui al Palascopo. Sì, è una partita importantissima in ottica playoff, era già uno scontro diretto, non ci sono molti spazi posti a disposizione per raggiungere il playoff, che sarebbe un risultato eccezionale, quindi era importante fare i tre punti e sono contento che li abbiamo fatti giocando molto molto bene, a parte il passaggio a vuoto nel terzo. Ma ovviamente un passaggio a vuoto legato al fatto che abbiamo tenuto un livello, secondo me, un'intensità di gioco molto molto alta. Sassuolo solitamente gioca meglio, quindi vuol dire che è stato merito delle ragazze a brigliarla. Abbiamo preparato la partita molto bene e le ragazze hanno fatto perfettamente quello che abbiamo provato in settimana, per cui devo dire che alla fine siamo molto contenti di questo. Si tratta di un nuovo inizio fondamentalmente in questa seconda fase di stagione, dopo tutte le vicissitudini del Volley Soverato, il Covid e tutto il resto, non era facile ricominciare, comunque diciamo che la squadra è sulla strada giusta, c'è molto da lavorare, ma si sapeva, adesso inizia un tour de force di partita. Guarda, non si inventa nulla, a Macerata eravamo completamente scarichi, a Cutrofiano abbiamo giocato decisamente meglio, anzi abbiamo avuto qualche rammarico per non aver portato via almeno un punto, e oggi la squadra ha dimostrato che è in crescita, il Covid ci ha fermato in un momento secondo me migliore, come ho detto abbiamo perso tutto il lavoro di carico che abbiamo fatto durante le vacanze di Natale, dalla partita al Mastone in poi, e ritrovare il ritmo devo dire che non è stato semplice, non è semplice, e secondo me la partita di oggi da questo punto di vista è molto molto importante, abbiamo tenuto un'intensità in campo molto molto alta. Con coach Enrico Barbolini commentiamo questa sconfitta qui a Soverato per 3-1 nella prima giornata della pool promozione, direi comunque una squadra caparbia, tenace, che ha lottato. Sì, una squadra sicuramente caparbia e tenace, è vero che abbiamo lottato, adesso dovrò ripensare a cosa può essere successo. La prima cosa che mi viene da pensare è che noi è più di un mese che non giochiamo, e questo per una squadra come la nostra, appunto, caparbia e tenace, vuol dire tanto, perché non riusciamo a ricostruire il clima partita e l'allenamento con tutte le più buoni propositi, ma è difficile metterci la stessa intensità, quindi non siamo stati all'altezza dell'appuntamento dal punto di vista di come abbiamo affrontato l'appuntamento. Poi a sprazzi ci abbiamo provato, abbiamo fatto anche buone cose e andiamo avanti. È una squadra molto giovane che ha già raggiunto un bel traguardo entrando nella pool promozione, ma ha dimostrato anche oggi delle qualità e di avere ampi margini di miglioramento la sua. Sì, sì, siamo molto contenti di far parte della pool promozione, credo che ce lo siamo meritati sul campo partita dopo partita nella prima fase. Sì, i margini di miglioramento sono tanti e sono differenti, siano sia molto individuali, perché è difficile anche trovare il tempo per far crescere individualmente le atlete giovani, visto quest'anno un po' particolare, i recuperi infrasettimanali, eccetera. Dobbiamo crescere anche molto come squadra. Credo che le due cose vadano abbastanza via di pari passo, anche se spesso è difficile farle coincidere, la crescita individuale con la crescita di squadra, perché per fare queste due cose insieme ci vorrebbe probabilmente il doppio del tempo e ragazze full time, non che vanno a scuola la mattina e che possono dedicare tutta la loro giornata alla pallavolo. Però in generale cerchiamo di essere equilibrati fra l'individuale e la squadra, e credo che ogni tanto si veda una bella pallavolo.